Elezioni comunali ed europee. A Pescara sono 103.586 cittadini aventi diritto al voto e chiamati alle urne oggi sabato 8 e domani domenica 9 giugno. Il Comune di Pescara ha previsto aperture straordinarie dell'URP, ufficio relazioni con il pubblico, per ritirare le tessere elettorali. Sono due le sedi comunali operative con aperture straordinarie per le tessere elettorali necessarie per esercitare il diritto al voto, insieme a un documento di identità, tessere smarrite o tessere completate. Come ci dice Isabella Ciacamore, responsabile ufficio elettorale, oggi e domani sono state aumentate le ore di attività degli sportelli dell'URP in Piazza Duca d'Aosta, nei pressi del comune, e nel distaccamento dei Colli in via di Sotto. Allora, abbiamo 17 postazioni per il rilascio delle tessere elettorali per coloro che hanno esaurito gli spazi voto o hanno smarrito la tessera, per i neodiciottenni e neocittadini italiani. Abbiamo attivato anche due postazioni per il medesimo servizio presso la sede distaccata dei Colli, nelle stesse fasce orarie della sede centrale, ovvero da questa mattina alle 8:30 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 23 nelle stesse fasce orarie di voto. Come sta andando? L'afflusso è continuo, però non ci sono file. Abbiamo tra l'altro quest'anno per le comunali e per le europee la presenza anche dei votanti cittadini comunitari che hanno fatto richiesta entro le date stabilite, ovvero entro l'11 marzo per votare alle europee e entro il 30 aprile per votare alle comunali. Abbiamo uno sportello dedicato proprio per il rilascio delle tessere dei cittadini comunitari che sono stati ammessi al voto. Quali sono le richieste più stringenti? Continuano a essere le tessere esaurite, ovvero che hanno terminato gli spazi voto e lo smarrimento, quindi prevalentemente Per questo. il rinnovo delle tessere elettorali oppure in caso di smarrimento, quali documenti devono essere portati? Il documento di riconoscimento o in caso di impossibilità a presentarsi personalmente, la delega ad un altro soggetto, sempre munito di documento di riconoscimento. Sì, gli sportelli sono tutti quanti operativi e non abbiamo fila, quindi possono presentarsi tranquillamente allo sportello. C'è qualche episodio che mi vuole raccontare che è accaduto? Episodi particolari, più che altro dettati un po' dalla confusione, perché quest'anno per la prima volta gli studenti fuori sede hanno potuto dichiarare la loro volontà a voler votare solo per le elezioni europee nella sede presso la quale si trovano per motivi di studio. Questa dichiarazione doveva essere fatta entro il 5 maggio. Questa informazione ha creato un po' di confusione tra i cittadini che hanno pensato di poter votare in altre sedi diverse da quelle del comune di residenza. Ecco, precisiamo che la possibilità è riservata solo a specifiche categorie, come quella degli studenti.